5 km e 400 metri che impediscono all'Alto Molise un collegamento veloce con l'Adriatico. Dopo la realizzazione dell'Isernia Castel di Sangro sembrava ovvio completare anche la Sangridana, ovvero la superstrada che unisce Castel di Sangro, San Pietro Avellano e Sant'Angelo del Pesco all'Adriatico. Da Quadri in Abruzzo la superstrada è stata completata fino all'Adriatico, mancano poco più di 5 km da Sant'Angelo del Pesco a Quadri e chi ne paga le conseguenze è proprio Sant'Angelo del Pesco, dove passa tutto il traffico diretto all'Adriatico. Manca soltanto il lotto intermedio, che è il lotto che va da Sant'Angelo del Pesco a Quadri. È un vero peccato perché l'apertura un anno fa circa del tratto della Isernia Castel di Sangro pregiudica la possibilità di raggiungere l'Adriatico, quindi pescare in un'ora e un quarto. È davvero un peccato anche perché il mio paese è particolarmente penalizzato, ogni giorno continuano a passare circa 1000 mezzi pesanti, 1000 tir. È chiaro che noi abbiamo realizzato la variante esterna, la bretella, però lungo il tratto di provinciale da Sant'Angelo a Quadri il problema persiste e ogni anno l'amministrazione provinciale è costretta ad intervenire con cospicue risorse per mantenere quel tratto di strada. È chiaro che ora in tempi di magra diventa difficile garantire la perfetta manutenzione di quel tratto di strada. Noi ci abbiamo provato in tutti i modi, con il ministro Matteoli, con i vari ministri che si sono succeduti, però il problema esiste. Ecco, 5 chilometri che impediscono un collegamento tra due regioni, è incredibile. Insomma, cosa si può fare? Che potrebbe fare la Regione Molise per intervenire? Potrebbe metterci i suoi fondi? La Regione Molise dovrebbe fare un pressing notevole con il governo, con il nuovo governo, mi auguro, anche perché la competenza funzionale dell'opera è in capo all'ANAS, però compartimento dell'Aquila, quindi non è in capo alla Regione Molise, ma alla Regione Abruzzo.